Oggi ragazzi è venuta in mente un'idea particolare. Siamo con i membri del team Raptor, il team appunto in cui sono entrato pochi giorni fa. Anzi in realtà siamo con uno dei Raptor ed un suo amico raga, che sono dei giocatori che giocano dalla season 1 e sono delle bestie. Cioè raga, oltre ad essere forti in game, hanno delle skin che sono rarissime. E in realtà se noi andiamo a comprare queste skin, nella realtà raga costano veramente veramente tanti soldi. Dopo andremo a vedere, anche quanti V-Bucks corrispondono in game. Voi dovrete dirmi qua sotto nei commenti quale secondo voi sarà l'outfit più bello, perché abbiamo numerato appunto 5 outfit in base alla rarità, quindi il più raro sarà l'ultimo. Abbiamo ovviamente scelto picconi, glider e cose che si abbinassero un po' alla skin. Ovviamente i più rari, cioè certamente come zaini, dato che nella season 1 e nella season 2 non c'erano gli zaini, non potevamo mettere quelli rarissimi. Detto questo, mi raccomando, se l'idea vi piace, questo quanto costa il tuo outfit su Fortnite, un bel like. Mi raccomando, condividete con tutti i vostri amici per farvi vedere raga queste skin assurde, skin che forse non usciranno mai più all'interno di Fortnite. Mi raccomando, forza con le iscrizioni se non volete perdervi i prossimi contenuti, e vi lancio una sfida. Premete sia il tasto iscriviti che il tasto della campanellina. L'altra volta era con il naso e con i piedi, questa volta si potrebbe fare con il gomito raga, difficilissimo tipo, e con il ginocchio, cioè difficilissimo. Provate a farlo, il tasto iscriviti e quello della campanellina. Detto questo, direi di passare in gioco, andiamo a conoscere questi due geni. Allora raga, siamo con un membro del mio team, ovvero dei Team Valley. Team Raptor e Team Valley sono alla fine lo stesso team, e abbiamo Dizco, che ci presenta già subito una skin molto molto particolare. Però prima di passare alla sua skin raga, andiamo a conoscere il secondo di oggi, ovvero Izzy. Io ovviamente raga, con il mio arma di molto vasto, andrò ad usare la mia skin preferita, che è quella del panda. Mi è sempre piaciuta un botto, infatti l'ho subito shoppata. Una skin che ho shoppato e che non mi è mai piaciuta raga è questa, Jolly. Mi fa proprio schifo sta skin, ve giuro. L'ho shoppata ma non mi piace, costa anche 2000 V-Bucks, che truffa. Finalmente raga, nella live di ieri ho completato le sfide di la fuga e ho finalmente ottenuto sto piccone. Sfide raga che in teoria la prossima settimana, dovrebbe essere martedì, nel prossimo aggiornamento scompariranno del tutto. Allora raga, ci siamo. Dietro di me in questo momento ci sono i due candidati alla quarta e quinta skin più rara di questo gioco. Anzi, al quarto e quinto outfit più raro. Andremo a vedere quali skin stanno usando, quali picconi stanno usando, quali glider stanno usando e tutto il resto. Siamo pronti? 3, 2, 1. Partiamo raga dal quinto posto, che abbiamo appunto attraverso la skin Skull Trooper. La skin raga in italiano si chiama Milite Teschio ed è la quinta skin più rara del gioco. Allora, la skin in V-Bucks quanto costava? Leggendaria, vero? 2000 V-Bucks? No, 1200 V-Bucks. Ah, ok, 1200 V-Bucks, quindi rarità blu. Allora, capiamoci, è rarità epica e 1200 V-Bucks, giusto? Sì. Che zaino stai usando in questo momento? Lo zaino del corvo? È questo? Perfetto, gabbia di ferro. In V-Bucks quanto costa? 2000 V-Bucks, perché te la danno con la skin. Ah beh, giusto, è vero, c'hai ragione. Piccone, che piccone stai usando? Vai, faccio vedere il piccone. Bellissimo sto piccone, fantastico. So che non possiamo vederlo in questo momento, ma quale glider stai usando? Quale paracadute stai usando? L'Hotrod. Ok, ho capito, dovrei aver capito, dopo lo andiamo a vedere. E come mod, qual è la quinta mod più rara appunto di questa classifica? Wiggle. Bello Scilla, fantastico. Io purtroppo non ce l'ho, però se vuoi tiro questo, dai. Ok, andiamo a calcolare qual è il prezzo totale di questo outfit. Abbiamo la skin che costa 1200 V-Bucks più il backpack, che in realtà ne costa 2000 perché è in abbinato alla skin, quindi in questo momento siamo 3200 V-Bucks. Il piccone quanto costa? Piccone, 1200 un piccone è raro. Ok, Hotrod, il glider quanto costa? 800 V-Bucks. Ok, 800, quindi in questo momento siamo a 4000 V-Bucks. E Motto o Scilla, Wiggle, quanto costa le Motto? 500 V-Bucks. 4500 V-Bucks in totale raga, per aggiudicarsi l'outfit, il quinto outfit più raro al mondo. Ok, figata sto glider Hotrod, veramente bello. E raga, il quinto outfit di oggi è andato, costa 4500 V-Bucks in totale, però raga non è il prezzo in V-Bucks, che ovviamente fa diciamo la rarità. Siamo pronti per vedere il quarto outfit di oggi. 3, 2, 1. Ed eccoci qua raga, con Dizco, che ci presenta la skin Gold Trooper. Infatti raga, la skin che sto usando in questo momento è Milite Gold. Quale zaino stai usando? Tello ghiacciato. Quello della season 5. Esatto, sì, perfetto. Ce l'ho anch'io sto mantello, però ora non posso sfoggiarlo. Piccone, quale piccone stai usando? Sto usando la pentola d'oro o Potocodin. Ok, bello bello bello. Esatto, quella di marzo. Ah, innanzitutto non l'abbiamo fatto per questa skin. Quando è uscita Gold Trooper? Esattamente la settimana di Halloween. La settimana di Halloween, quindi intorno al 31. Questo piccone invece è uscito a marzo, in onore del, com'è che si chiama? San Patrizio, esatto. Il piccone si chiama pentola d'oro. E come glider cosa stai usando? Non ce lo puoi far vedere, però adesso ti ammazziamo, tranquillo. Ok raga, sta arrivando Dizco. Allora, quale glider stai usando? Lo sto intravedendo? Giù, ok? Giù, col punto esclamativo. Carino, carino, carino. Com'è? Rosso intorno? Non si capisce bene. È un po' viola, rosso, viola, bianco. Che è sta roba? Va bene, carino. Andiamo a vedere le mod. E cosa stai usando appunto per questa skin, per questo outfit? Sto usando il serpente o il The Worm? Oh, bello, bello, bellissimo. A me raga piace un botto sto ballo. Infatti è abbastanza glitchato il mantello, più che altro. Però mi piace un botto sto ballo. Allora, andiamo a calcolare il prezzo complessivo di questo outfit. Ritorna in piedi, va là, smettila di serpentare.
A differenza dello School Trooper, la Gold Trooper costava di più. Cosa? 1500. Ah, 1500? Cos'è, epica come skin? Quando è uscita questa skin? La settimana di Halloween. Oh, ah, ok, come lo School Trooper, perfetto. Quindi rarità uguale. Questa, raga, ricordo che è il quarto outfit. Quindi 1500, il piccone quanto costa? Il piccone epico, raga, costa 1200, quindi insieme alla skin si formano 2700 punti. Il mantello, allora, questo mantello è del Battle Pass Season 5, quindi comunque devi shoppare 10 euro. Sì, devi shoppare 10 euro, 950 V-Bucks. 950 V-Bucks, esatto. Mettiamo 950 V-Bucks, quindi in questo momento siamo a 3750. Il glider, abbiamo il glider chiamato Giù, quanto costa? Costava 950 del pass della Season 2. Ok, ok, perfetto. Quindi in questo momento siamo a 4800, attenzione. E abbiamo l'ultima emote che è serpente. Quanto costa l'emote serpente? L'emote includeva nel pass stagionale 2 e si sbloccava a un certo livello. Va bene, alla fine diciamo 4800, perché comunque sia erano entrambi del Battle Pass Season 2. 4800, raga, per aggiudicarsi il quarto outfit più alto di questa puntata. Sinceramente come skin preferisco School Trooper. È carina anche questa, però come skin a livello di gusto preferisco School Trooper. In totale questi outfit, andarli a comprare con soldi veri, costano veramente veramente tanto. 4000, 5000 su eBay, stai scherzando? Siamo pronti, raga, con l'outfit 3 e il secondo outfit. Dopo andremo a vedere l'ultimo, ovvero il più raro. Iniziamo dal terzo outfit, che comprende Renegade Rider, subito come skin, ovvero incursore rinnegato. Allora, poi del resto ci parli tu. Allora, come cosa usi come zaino? Lo zaino è del... Sì, bello questo zaino. Quando è uscita la skin e quanti V-Bucks costa? La skin è uscita nella stagione 1 e ok, costa 1200 V-Bucks e devi sbloccarla, devi essere a un certo livello nello shop season. A che livello devi essere? 25. Per questo livello 25 quanto costava in totale in V-Bucks? 1200 V-Bucks. Mamma mia. Come zaino sto intravedendo che usi mantello decorato, sbaglio? L'uso con la skin leggendaria. Ok. E questo mantello costa 2000 V-Bucks. In questo momento siamo esattamente a 3400 V-Bucks. Come piccone cosa sto usando? Questo non lo riconosco. Il piccone è della season 3. Si sbloccava un certo livello del pass. Ed ok, come si chiama? Dante di Sega. Ok. Si sbloccava un certo livello del pass stagionale 3. Ah, ok. E quanti V-Bucks costavano? Il pass stagionale 3 costa 950 V-Bucks. Ok, quindi 950 V-Bucks per comprare il pass battaglia 3. E in questo momento quindi siamo esattamente a 4450 V-Bucks. Come glider cosa stai usando? Come glider sto usando quello del fiocco di neve. Ok, lui vincerà una partita a Natale questo, giusto? A Natale, sì. Ok, perfetto. Quale emote stai usando? Oh, sto esatto. Oh, questa qui ce l'ha anche Yellow. Costa 800 V-Bucks ed è uscita più volte, ma non l'ho vista da molti giorni nello shop. Quindi è infatti un botto che non c'è. Quindi 800 V-Bucks per un totale di 5250 V-Bucks per questo outfit, veramente niente male. Passiamo al secondo outfit di oggi, che come skin principale presenta Milite d'assalto aviotrasportato, ovvero Aerial Assault Trooper. Questa quando si sbloccava quanto costa? Insomma, dici un po' di questa skin. Costava 1200 V-Bucks come okay. Running Trader, e potevi solo sbloccarla o comprarla quando arrivavi a livello 10 del stagionale. E dopo quale stagionale? Ok, season 1, buono buono buono. Quindi a livello 10 è un pochettino meno rara di questa, insomma. So che questa è più brutta, nessuno l'ha comprata, è diventata più rara. Cosa sto usando invece come scudo? Sto usando lo scudo nero o Black Shield. Esatto. Che si sbloccava nel pass battaglia stagione 2. Sì. Vabbè, si sbrocca con Cavaliere Nero che ti dava lo scudo. Si sbrocca con Cavaliere Nero che era nel season 2, giusto? Quindi, in totale, 2000 V-Bucks più la skin, quanto costava? Hai detto 1200. Quindi 3200 V-Bucks solo per backpack e skin. Il piccone, che piccone stai usando? Il Reaper o il mietitore. Ok. Quanto costa? Stava 800 V-Bucks. Quando lo potevi comprare questo piccone? Si poteva sbloccare ad Halloween insieme al Good Trooper e lo School Trooper. Ah, bello. E quanto costava in totale? 800 V-Bucks. Buono, buono, buono. Quindi in totale siamo a 3200, 4000 V-Bucks. Come glider cosa stai usando? Sto usando il Mako che si poteva sbloccare a livello 20 della stagione 1. Ok, Mako, livello 20 stagione 1, ci fai vedere? Quindi praticamente tu bastava che nella season 1 arrivavi a livello 20 e questo qui ce l'avevi gratis. Perché nella season 1, raga, non esisteva il Battle Pass. Ok, normale. Beh, è carino, sinceramente, non è male. Come mod cosa stai usando? Bloss. Bellissima, bellissima questa emote. Ok, raga, abbiamo cambiato la location. Siamo a Palmetto Paradisiaco per la prima skin di oggi, la skin più rara di sempre. Raga, ci sono solo 17 esemplari al mondo di questa skin e costa veramente tanto. Su eBay, Dizco, quanto l'avevi trovata? Ho visto qualcuno che vendeva questa skin un mese o due mesi fa a 5000 dollari. Stai scherzando?
a 6300. 3, 2, 1. Questo, raga, è l'outfit di oggi. Allora, che skin stiamo usando? Stiamo usando la Recon Expert o Esperta, esatto, Reconitrice. Costava 1200 V-Bucks all'uscita ed è uscita solo una volta, l'11 settembre 2017. Quindi totale 1500 V-Bucks. Che backpack stai usando? Sto usando le Ali dell'Amore, che arrivavano con il Love Ranger, che costano 2000 V-Bucks. Esatto, quindi raga, in questo momento siamo a 3200 V-Bucks. Che piccone stai usando? Sto usando il piccone più raro di tutto il gioco, che è il Raider Revenge, Rivendetta del Rinnegato. Ok, che è, per sbloccarlo e comprarlo devi essere a livello 45 e avere 1500 V-Bucks. Wow, cioè è una bestia sta roba. Quindi in totale ora siamo a 4700 V-Bucks solo per queste tre cose. Andiamo a vedere che glider stai usando. Che glider stai usando? L'Aerial Assault One, che per sbloccarlo devi essere a livello 10 della stagione 1. Infatti questo è bello raro, me lo ricordo. E pagare 800 V-Bucks. Per ultima cosa, che moto stai usando? Sto usando il Cavalcarponi. Ah, bellissima sta emote. Quando è uscito? Come facevi, Shepardo? Per avere questa emote dovevi comprare il pass stagionale livello 2 e sbloccarla a un certo livello, che non mi ricordo ora qual è. Quindi 1000 V-Bucks. Il glider quanti V-Bucks costava? Il glider costava 800 V-Bucks. Ora è impossibile avere più il glider, essendo un oggetto stagionale come il mio piccone. Ah, ok. Quindi raga, il totale per comprare questa roba sono 5700 V-Bucks, perché la roba costava tutto tantissimo e soprattutto erano divisi in vari pass battaglia. Quindi raga, 5700 V-Bucks e purtroppo non è più possibile acquistarlo, perché molta roba era nei battle pass stagionali. Quindi raga, oggi abbiamo visto degli outfit veramente fantastici. Fatemi sapere secondo voi qual era il migliore qua sotto nei commenti, e fatemi sapere se qualche vostro amico o voi avete qualche skin del genere. Magari Skull Trooper qualcuno di voi ce l'ha, e anche Ghoul Trooper. Detto questo, un bel like per l'idea raga, e soprattutto un bel like per loro, perché giocano veramente da tanto e sta cosa mi fa un botto di piacere. Condividete con tutti i vostri amici, fate votare loro qua sotto nei commenti qual è il loro preferito. Se non volete perdervi altri contenuti simili, iscrivetevi al canale attivando la campanellina raga, ovviamente, per ricevere sempre le notifiche su quando arriveranno. E detto questo, direi di aver detto tutto e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao, Giurman!